Buongiorno care compagne e cari compagni di cammino. Stiamo ancora parlando della separazione dell'anima dal corpo. Siamo alla domanda 158 del Libro degli Spiriti, a pagina 110. L'esempio del bruco che dapprima striscia per terra, poi si chiude nel bozzolo. Diventa crisalide sotto una morte apparente per rinascere con un'esistenza brillante. Può offrirci un'idea della vita terrena, poi del sepolcro e infine della nostra nuova esistenza? Un'idea in piccolo. L'allegoria è valida, ma non dovete prenderla alla lettera come sovente vi succede di fare. Qui c'era una piccola imperfezione della traduzione che diceva ma dovreste prenderla alla lettera. No, ma non dovete prenderla alla lettera. Domanda 159. Quale sensazione prova l'anima nel momento in cui si riconosce nel mondo degli spiriti? Dipende. Se si è fatto il male con l'intenzione di farlo, si prova in un primo momento tutta la vergogna per averlo fatto. Per il giusto è differente. L'anima è come alleggerita da un grande peso perché non teme alcuno sguardo indagatore. 160. Lo spirito ritrova immediatamente coloro che ha conosciuto sulla terra e che sono morti prima di lui? Sì, secondo l'affetto che egli aveva per loro e quello che essi avevano per lui. Sovente vengono a riceverlo al suo rientro nel mondo degli spiriti e lo aiutano a liberarsi dai legami della materia. Ritrova anche molti che aveva perduto di vista durante la sua permanenza sulla terra. Vede quelli che sono erranti, quelli che sono incarnati e va a trovarli. Sì, quante volte è successo che un morente va a trovare un parente lontano e il quale così viene a intuire, a sapere della morte di questa sua persona cara. 161. Nelle morti violente e accidentali, quando l'organismo non è ancora stato debilitato dall'età o dalle malattie, la separazione dell'anima e la cessazione della vita avvengono simultaneamente? Generalmente è così, ma in tutti i casi l'istante che li divide è molto breve. 162. Dopo la decapitazione, per esempio, l'uomo conserva ancora per qualche istante coscienza di se stesso? Molte volte la conserva per qualche minuto, finché la vita organica non sia completamente estinta. Ma sovente l'apprensione della morte gli fa perdere questa coscienza prima dell'istante del supplizio. Ed ecco qui una nota di Kardec. Si tratta qui solo della coscienza che il suppliziato può avere di se stesso come uomo e tramite gli organi e non come spirito. Se non ha perduto questa coscienza prima del supplizio, può allora conservarla per alcuni istanti, che sono però di brevissima durata. Essa coscienza cessa necessariamente con la vita organica del cervello, la qual cosa non implica per questo che il perispirito sia completamente liberato dal corpo. Anzi, in tutti i casi di morte violenta, quando la morte non è causata dall'estinzione graduale delle forze vitali, i legami che uniscono il corpo al perispirito sono più tenaci e la liberazione completa è più lenta.
in questa nota di Kardec, nell'ultima frase, Kardec contraddice un poco la risposta data dagli spiriti alla domanda 161. Infatti là dicevano: ma in tutti i casi l'istante che li divide è molto breve.